Libero in 3 minuti, in super sintesi, come si presenta la giornata che inizia? Allora, confessione, momento della sincerità. Io sono un vecchio liberale, un vecchio libertario, un laico. Gli amici di Provita hanno un programma che non è esattamente la mia tazza di tè, va bene? Ciò detto, mi butterei nel fuoco per consentire a loro e a qualunque altro soggetto politico o sociale o associativo di poter fare la propria campagna, di poter dire le proprie cose, di poter stare nello spazio pubblico. E già non mi era piaciuto quando c'era stata una loro conferenza e c'era stata una particolare aggressività della sinistra nei loro confronti. Che tu condivida tutto, che tu condivida niente, che tu condivida una parte delle cose dette da qualcuno, la prima regola è che quell'altro soggetto ha il 100% del diritto di parola, il tuo stesso diritto di parola. Premessa. Tutto ciò detto, meno che mai mi può sembrare normale il fatto che sabato, nel corso della manifestazione femminista, eccetera, ci sia stata una vera e propria aggressione a Roma contro la sede di Provita, un assalto vero e proprio. Coloro che giustamente 2 anni fa si erano addolorati, avevano protestato in modo sacrosanto per un analogo assalto alla sede CGIL, stavolta sono rimasti muti. Non lo so se avessero finito i giga, se ci avessero Pilates, se ci avessero un corso di salsa e merengues, non so quale altro diciamo appuntamento urgente che ha impedito loro di esprimere solidarietà. Adesso viene addirittura fuori che era stata buttata una bottiglia Molotov, un oggetto incendiario in quella sede. La cosa mi pare di una gravità atroce. Arriva poi il messaggio di Non Una Di Meno che dice: abbiamo sanzionato la sede, abbiamo punito, ma come vi permettete? E arriva anche qualcuno che fa lo spiritoso e dice: ma comunque l'oggetto non è esploso. Come, scusa? Quindi per, come dire, condannare un atto di violenza, un'azione pericolosa, bisognava che qualcuno si facesse male. Quindi siccome in questo caso nessuno si è fatto male, il problema non sussiste. A me sembra che stiamo andando verso una deriva pericolosissima. Quindi solidarietà totale a quelli di Provita, assoluta necessità di stare al loro fianco, che tu condivida, che tu non condivida le loro battaglie, e assoluta denuncia del silenzio di quelli che fanno i vaghi, che si guardano intorno e fanno finta di non capire che cosa sia accaduto.